vabbè, quanta gente? Più gente del previsto, o meglio, di quanto ce n'è di solito. Di solito c'è una persona e sarà anche triste. Però devo partire con un'arma buona. Per essere triste c'è poca gente. Se no sono felicissimo quando c'è poca gente. Cioè tipo adesso sono contentissimo che non c'è ancora nessuno. Però credo per poco. Allora, perché io poi mi sono andato a piazzare proprio al centro di tutto, quindi. Adesso io voglio fare questo scudo e voi mi dovete lasciare in pace. Qui sta arrivando un tipo. Madonna. Stavo per uscire, ho sentito l'esplosione e sono rientrato. Pompa? Pam? Ehi! Madonna santa, raga! Parte il fattore che non c'ho proprio zero materiali. Vabbè ragazzi, tra l'altro queste qui rimbalzano pure con me. No! Dai ragazzi, non sono il cacchi di muro! Ok, ho un tipo sopra. Ok. No! Ok, una volta. No ragazzi, non c'ho materiale, ragazzi. Ragazzi, non c'avevo materiale, ragazzi. Comunque io ho levato un sacco, cioè aveva veramente poca vita. Quanto c'era? 74 di vita. Era full sicuro. Raga, non c'avevo materiale. Mi dispiace, non sapevo che fare. Mamma mia, ragazzi, quando registro vengono delle schifo di partite. Infatti ogni volta che poi tipo arrivo quarto, quinto e rimpiango di non registrare. Poi invece quando registro vengono queste schifo di partita. Vorrei che succedesse il contrario, anche se non registro quasi mai, quindi. Ci sono tipo dei problemi di fondo con tutto, con la vita. Proprio seri problemi di tutto. Tanto non lo uso più. Privacy classifica privato, pubblico, privato e pubblico. Alla fine non ho capito cosa ho messo veramente adesso privato. Ragazzi, nella live di ieri io ho spiegato che perché non sto facendo più il video della mia postazione. Ecco, diciamo la mia postazione in questo momento è in completo upgrade, cioè compro robe, poi le rivendo, quelle che non so che poi non mi servono più. Quindi diciamo cambia completamente, quasi ogni settimana cambio qualcosa, cioè o vendo qualcosa, poi rimango senza, quindi poi cerco di riguadagnare, poi la prendo, poi qualcosa si rompe, quindi diciamo è in completo upgrade. Ho trovato delle offerte, diciamo, con cui di regola dovrei riuscire a farmi vedere delle cose decenti senza spendere troppissimo e essendo abbastanza sicuro che mi dureranno almeno tipo un annetto, perché comunque sono cose buone, a prezzi buoni. Diciamo che mi dureranno un bel po'. Poi devo ancora cercare di metterla a posto, devo comprare un sacco di cose per, diciamo, cercare di mettere a posto i cavi. Diciamo, è un po' particolare. Quando si arriva veramente al top, allora a quel punto si può fare un video della postazione. Cioè, per esempio, quando ho fatto io il video della postazione con Raul, che tra l'altro era una schifezza, ragazzi, me ne rendo conto. Quando l'abbiamo fatto, io tipo mi sentivo il pro della situazione con la postazione super mega da gaming, però in realtà non avevo niente da gaming. Adesso è buona, cioè, boh, non è granché, Non è comunque granché. Non so se ve l'ho fatta vedere in qualche altro video, magari anche per sbaglio. Se non sbaglio, se no, raga, posso fare il video della mia camera, tutto. E se volete, vi faccio anche vedere la postazione com'è adesso. Però, per fare qualcosa di veramente bello, devo fare un video proprio. Cioè, se volete che spiego, magari c'è qualcuno di un po' più interessato, anche per esempio per i componenti del mio PC. Se c'è qualcuno di un po' più interessato, c'è bisogno di un video intero. Cioè, non posso in un pezzettino di video spiegare tutta la cosa. Come se vado, pensavo ci fosse un tipo, ok. Wow! Boh! Tra l'altro ragazzi, vabbè, sto raffreddatissimo. Se mi sentite tipo se ho appena pianto la voce adesso. Oh! Mocca a lui! Vabbè raga, le belve poi.
Sì, vabbè, oh, però dai, raga. Ragazzi, mi giuro, se riesco a prendere un headshot, vola. Oh my god. Wow. Questo è ciò che voglio far vedere nei video. Wow. Questo è stato bello. Ragazzi, se n'è già andato. Cioè, io volevo ballare, però prima mi dovevo assolutamente fare il medico. Ti volevo ballare, ma se n'è già andato. Secondo me tipo starà bestemmiando in questo momento. Però poverino, dai, mi aveva lasciato con pochissima vita, se lo meritavo di uscire. Un po' di colpi, anche se soprattutto vorrei materiali. Ragazzi, io prima luto, poi materiali. Così sono un po' più ordinato, cioè, ordinato. Oddio. A scuola faccio schifo. Ragazzi, tra l'altro oggi sono stato veramente traumatizzato, è iniziata la prima media per me. Anzi, oggi è stato il mio primo giorno di prima media, veramente se ci sono, cioè, non lo so, sono un po' contento, un po' triste, un po' boh, perché sono triste aver lasciato i miei compagni delle elementari, felice perché comunque inizierò qualcosa di nuovo all'elementare, era una rottura pazzesca, diciamo, sono un po' boh, non so neanche spiegarmi, ecco, vedete, immaginate i voti che prendevo. Non mi sto manco a dire la mia pagella dell'elementare, vi dico soltanto che riuscivo a prendere l'insufficiente anche dall'elementare. Adesso oggi è stato il primo giorno, quindi non abbiamo praticamente fatto un cacchio. Però ragazzi, immaginate, e anch'io immagino, anche se non vorrei immaginare. Allora, ragazzi, adesso non so se vabbè. Immaginate anche voi, anche se io non vorrei immaginare, che voi ti prenderò alle medie. Cioè, se l'elementare prendevo sufficiente, anche insufficiente, non ho mai preso di più. Immaginate le medie. Sempre raffreddatissimo. E dai, raga, mi sembrava che stavano un sacco di gente. Allora, lui era forte. Ho avuto un po' culo a uccidere. Cioè, un po'. Ho avuto abbastanza culo a prenderlo di headshot. Però diciamo che il tocco di bravura ci sta. Cioè, c'è. La bravura comunque c'è. Cioè, ragazzi, ma non è che divento un pro player perché li prendo tutti in testa così a culo. No, dai, io volevo prendere questa. Ah, non si rompe. E invece ho preso l'albero. Ok. Mi è sembrato che c'entra qualcuno. Erano bravi, dai. Cioè, non è andata male. Oh, io qua ci sono già venuto. Ok, ragazzi, credo di aver finito. Adesso mi devo soltanto fungare. Prendendo i funghettini che sono fuori. Poi magari vado alla... come si chiama? Alla capoccia del tipo là fuori. Prendo la fendura e vado alla prossima sera. Perché stasera è già partita e ci sono chiaramente dentro. Infatti, mi aspetto un bel po' di gente adesso. Cioè, proprio, boh, quando... quando arriverà più o meno tutta la gente in safe, vi aspetto un bel po' di gente. Ok. No, sì. Vai. Facciamo prima di andare all'altro, probabilmente, però così è più bello. Ok, adesso ragazzi, non so se ho lootato tutto, però direi quasi. Dovrei aver preso tutto. Quindi credo di poter andare. Cioè, credo che potrei andare. C4, quelle lì sono buone per fare i danni. C4, vabbè, raga. Anche se quelli lì sono 3, questi qui sono 6. Ma c'è una cosa, se in questa casa trovo le C4, mi prendo C4. Se trovo queste bombe, niente. Allora che faccio? A distanza è un'arma esplosiva. Queste qui sono a distanza. Vediamo le C4. Distanza, tipo se io vedo il pompa, cosa mi dice?
Distanza. Se mi dice il cecchino. Dammi distanza. C'è un salto medio. No? No, distanza. Ma raga, ma sapete che cosa vi dico? Ma chi lo usa il cecchino? Chi lo usa le band? Vai. Anche se forse è il cecchino anche. Sì, no, raga. Vai, voglio fare una partita proprio per le missioni. Chi lo usa il cecchino? Ce l'ho come missione? No, allora lasciala. Vai. Adesso però raccogliamo un po' di materiale perché comunque non ho bisogno. Cosa sto? 50? No, 100, vai. Ragazzi, io la scorsa partita, nella partita in cui c'è stata una partita in cui ho fatto, quant'erano? 5 kill, le ho fatte tante col caccia. Ah no, bugia, era quella in cui, bugia, 4 kill ho fatto, ed è quella in cui sono arrivato a quarto, quella partita famosissima. È andata veramente bene, ho fatto sono atterrato sempre qui, mi sono ritrovato a Palmetto per la safe, ho fatto delle kill fantastiche con il caccia. Veramente quella partita è stata veramente bella. Quindi diciamo, io ormai come cecchino l'ho sempre detto, se mi dovete dare un cecchino, voi ragazzi lo sapete che io veramente cecchino supporto tutti gli odio, se mi dovete dare un cecchino deve essere il caccia, cioè se no magari mi ritengo, ma giusto per. Ah ragazzi, non l'ho ancora capito. No, di solito sotto questo camion si sente una cassa, ma quando lo rompo sotto non sta niente, e quindi io questa volta neanche stava proprio di sola cassa, non la sentivo neanche. Però, cioè. Sì, funghetti, ragazzi, sono anche full scudo. Vedete, ragazzi, da praticamente quanto era? Ah, no, da 0 di scudo. Mi sono preso 50, ah no, da 50 di scudo praticamente mi sono riuscito a far fuoco con i cosettini. E una volta invece mi sono riuscito, uno di vita, sono passato da bosco platerante e mi sono fatto full scudo. Poi sono passato da tomato, che sia tomato sia da queste parti in cui sono tante mele, mi sono fatto anche full vita. Quindi da uno di vita mi sono fatto full completamente da ortaggi, diciamo come li chiama il gioco. Anche se non sono tutti ortaggi. I funghi forse sì. Boh ragazzi, non lo so. Le mele non credo, le mele sono frutti. Ok, ho mangiato qualcosina. Allora, Madonna, fatemi vedere solo tutto veloce. Dite che questo può essere utile. Dire di ciò, dice, sì. Oh Madonna, lascia ste bende, vai. Non è vero, sta arrivando la safe, riprendila. Oh mamma mia. Vabbè, vai. Chi se ne frega, tanto è un gioco. Non è manco la vita reale. Mica devo rimanere così per tutto il gioco. Tanto prima o poi muoio oppure vinco. Però poi basta, quindi corri. Alla fine cosa ho lasciato? Ah. Davvero, quella dove... Vabbè, se già il 900. Però ragazzi, è strano, da lì non era stato mutato, oppure è passato qualcuno tipo che è uscito da una parco giochi, si è fatto tutto pindacoli, è andato lì e ha dovuto lasciare tutti i materiali e le munizioni, cioè. Secondo me quello lì è stato o cecchinato malissimo oppure abbandonato, cioè credo cecchinato, perché diciamo quando si è endgame di solito non è che sia pieno. È difficile abbandonare la partita in game. Quando tipo atterri a pinnacoli, stai in mezzo alla strada, tutti quanti i piccoli sono già occupati e non c'hai armi, allora in quella situazione potresti abbandonare. Però ragazzi, io non ho mai abbandonato una partita in vita mia.
ho sempre provato fino all'ultimo. Non ci sono mai riuscito, ma ci ho sempre provato. Perché ho l'impressione che qui ci sia qualcuno? No. Quanto lo volevo adesso il cecchino, mamma mia, vorrei tornare ormai è stato sì. No ragazzi, vabbè, potevo ancora andare a prenderlo. Cacchio. Adesso voglio un cecchino. Adesso ragazzi, vedo qualcuno, gli bombardo il coso con il lanciagranate e poi gli lancio il C4. Perché mi voglio levare sti cacchi di esplosivi. Dammi un cecchino. Vabbè ragazzi, a parte che non ce li ho quei materiali. Vabbè, raga, che se ne frega. Dai. Madonna, raga, che paura. Sì, ho l'impressione che si sia leggermente buggata la play, perché non credo. Airdrop. Scudini. No. Oh, way. No. No, no, sì, esci da qua. Esci da qui assolutamente, ok. Ok ragazzi, mi sa che gli ho fatto anche danno. Sto scappando. No. Questa qua è stata bella, complimenti. No. No. Dai, oh. Ma che cavolo! Cioè cazzi, mi è saltato nel fortino, non mi faceva più muovere. Mocca lui, bravo, bravo comunque, bravo. Precisione 31%, colpi alla testa 3, su quanto? Una kill, sì. Allora, ragazzi, vi giuro, quando registro...